nelle forme preletterarie che abbiamo esaminato brevemente in precedenza emerge uno dei caratteri distintivi della letteratura latina, l'attenzione particolare per la storia e per la conservazione della memoria collettiva, sia essa di una famiglia che di una più ampia comunità di cittadini. Oltre ai racconti mitici sulle imprese dei grandi uomini e dei cittadini delle origini tramandate dalle famiglie aristocratiche nei Carmina Convivalia e nelle Laudationes Funebres, esisteva a Roma anche un sistema ufficiale di registrazione degli eventi curati dallo Stato. Si tratta degli Annales Maximi, cioè degli annali curati dal pontefice Massimo. Secondo una ricostruzione molto probabile, infatti, ogni anno il pontefice Massimo, cioè il capo del collegio sacerdotale dei pontefici, curava un resoconto di quanto era accaduto di notevole e lo faceva poi archiviare. All'inizio dell'anno il pontefice faceva esporre davanti alla sua residenza ufficiale una grande tavola bianca su cui era scritto il nome dei consoli in carica. Su questa tavola venivano scritte a mano le vicende più importanti della città, esposte pubblicamente agli occhi del popolo, finché alla fine del periodo annuale le tavole venivano archiviate creando una raccolta di annali pontificali. Gli Annales sono all'origine della storiografia latina, che ha inizio con le Origines di Catone, il censore, nel II secolo a.C. Essi, infatti, fornirono agli storici romani una documentazione importantissima sulla storia antica della città. Grazie a questa specie di diario cittadino, i pontefici conservarono una parte della memoria pubblica della vita di Roma, sottraendola all'elaborazione soggettiva a cui fatalmente va incontro la memoria orale.